presente Coppi e con Petrucci in cattive condizioni fisiche per cui sarà costretto al ritiro e Magni e Minardi attardati da forature nel momento decisivo, ben poco c'era da sperare dai ciclisti italiani. Ma nonostante la spettacolosa media che sarà di oltre 43 all'ora lungo i 245 chilometri del percorso, il modesto Piazza non solo si farà valere, ma rasenterà la clamorosa vittoria dopo aver sventato una fuga di Geminiani, Grosso, Pardon e Van Stembergen. Nel finale, condotto ad andatura vertiginosa tanto da battere il primato della corsa, sono ora in fuga Piazza il 140, il belga Derrique il 153 e l'olandese Bakmans il 115. Dandosi il cambio, non permetteranno a Bobet di annullare il mezzo minuto di distacco che sono riusciti a frapporre fra il gruppetto d'avanguardia e il quotato inseguitore. I tre concludono la fuga contendendosi la vittoria in volata. Bakmans è subito tagliato fuori e il belga Derrique batte Piazza per una ruota. Onore al vincitore, ma onore anche al secondo arrivato.